sì, sono proprio passati 13 anni da quando abbiamo salutato l'isola di Cuba con una promessa fatta al volo: ci ritorneremo, poiché già allora qualcosa di questo paese ci aveva colpito. Quindi, a tutti coloro che ci hanno chiesto come mai ancora lì, rispondiamo che abbiamo lasciato un filo in sospeso, abbiamo dubbi da sciogliere, certezze da consolidare, e poiché vogliamo far conoscere a Martina la realtà cubana. Iniziamo il nostro giro turistico dell'Havana Vecchia, quella zona della città costruita originariamente all'interno delle mura. Ci avventuriamo tra i vicoli osservando con interesse la vera vita che ci circonda. Camminiamo con il naso all'insù, ammirando i vecchi palazzi coloniali, alcuni dei quali conservano ancora il loro antico fascino e una certa ricchezza di decorazioni. In altri si nota un evidente stato di decadenza, dovuta alla mancanza di fondi e mezzi per la ristrutturazione. Raggiungiamo Piazza della Cattedrale, proprio alla fine della celebrazione della Domenica delle Palme, ed assistiamo all'uscita della comunità festante. Poi possiamo goderci l'interno maestoso della chiesa e respirare una forte atmosfera di religiosità. La piazza che si apre di fronte alla cattedrale, con i suoi portici fioriti, diventa teatro di piccoli gruppi musicali. Più culturale e più attuale è la visita pomeridiana al Museo della Rivoluzione. Saliamo un'imponente scalinata oltre la quale si aprono numerose stanze che raccolgono foto, documenti, oggetti personali e ricordi inerenti alla rivoluzione che ha cambiato la storia recente di quest'isola caraibica. Culminiamo la visita nella grande Piazza della Rivoluzione, dove, oltre alla grande effigie del Che in bronzo che ricopre la facciata di un ministero, ammiriamo l'alto monumento dedicato al poeta José Martí, eroe nazionale cubano. Continuiamo a macinare chilometri e finalmente arriviamo a Trinidad, che è un vero gioiello in stile coloniale, tra il mare e la montagna, dichiarato monumento nazionale negli anni 50 e dal 1988 parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Queste misure hanno permesso di proteggerne il centro storico e successivamente di finanziarne il restauro. Oggi la città ha ritrovato il lustro dei suoi tempi di gloria, quando un terzo dello zucchero nazionale era prodotto in questa regione. Per fortuna, diventando città-museo, Trinidad non ha perso niente del suo fascino e della sua spontaneità. Nel pomeriggio continuiamo il nostro viaggio verso Santa Clara, città interamente dedicata al comandante Guevara e alle sue battaglie. Passiamo le ultime ore accanto alle spoglie del comandante, ricordando con emozione le sue gesta. Ma i saluti finali vogliamo dedicarli a loro, ai sempre sorridenti bambini cubani.